non c'è una strada chiara, come noi diciamo, ihdina as-sirata al-mustaqim. D'accordo? Quindi la gente di Quraysh ancora sempre sono pronti a fare tante proposte perché alla fine non c'è una linea. Quindi sono pronti, provano, si funziona con questo modo, va bene, se non funziona con questo modo, provano un altro modo. Quindi guardate che tutti le proposte che hanno proposto al Nabi sallallahu alaihi wasallam dimostra che loro non hanno una linea. Mentre il Nabi sallallahu alaihi wasallam, la sua risposta era sempre la stessa. Io vi chiamo ad Allah. Io vi chiamo alla sua religione. Io vi chiamo ad adorare solo Dio unico. Io vi chiamo a seguirlo. Io vi chiamo a avere paura solo da Lui. Io vi chiamo al creatore di cieli e di terra. Io vi chiamo a chi tiene la terra e la vita e l'altro giorno. Io vi chiamo solo a questo. Quindi sì, noi cerchiamo, non è lo stesso linguaggio, non c'è niente di materiale, non è una proposta. Il Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam non aveva una proposta, lui aveva una religione, lui aveva un messaggio. Perché il messaggio non è da lui, il messaggio è da chi gli ha caricato di farlo e quindi da Allah subhanahu wa ta'ala. Il Nabi sallallahu alaihi wasallam era muballigh, lui trasmetteva solo il messaggio di Allah subhanahu wa ta'ala. Quindi se c'è questa visione chiara, cosa vuol dire? Che vuol dire anche che è corretta, che è giusta, che viene da Allah subhanahu wa ta'ala. Mentre se viene delle persone, può essere cambiata oggi o domani o dopodomani, secondo le condizioni, secondo gli interessi, secondo i desideri. E questo che aveva sempre il Quraysh. Secondo i desideri, secondo gli interessi, secondo le persone, possibile che Abu Sufyan dice una cosa, Abu Jahl dice un'altra cosa. E questo l'abbiamo visto, mentre il Nabi sallallahu alaihi wasallam teneva sempre una stessa linea, perché come ho detto e ripeto ancora questo, non aveva una proposta, aveva da portare una religione, un messaggio da Allah subhanahu wa ta'ala. Allora sentite Abu Jahl come ha risposto. Poverino, dico poverino perché lui pensava, come la sua mentalità materiale, pensava che il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam non ha detto quella parola così, come tu hai fatto la domanda. Il profeta non ha detto così la parola, ha detto vi chiamo a una parola. E Abu Jahl era molto con gioia. E allora, guardate cosa che ha detto Abu Jahl. Ma io, cos'è questa parola? Noi siamo pronti a darti 10 di questa parola, non solo una. Sempre la mentalità, una mentalità materiale. Abu Jahl ha detto, se tu dici questa parola, noi siamo pronti a dirti 10, non una. Se tu dici, facciamo un esempio. Se tu dici che io voglio o vi chiamo per darmi 1 miliardo, noi siamo pronti a darti 10 e finiamo questa cosa. Quindi la loro mentalità è programmata solo a ricevere messaggi materiali. Chiaro? Sono pronti solo a ragionare in questo modo. Non erano preparati o pronti o fatti o formati a pensare forse lui chiederà qualcosa di altro, non è questa volta, non è materiale. No, loro pensano solo in questo modo. Quindi ha detto Abu Jahl, era con sua gioia. Se tu dici una, noi
siamo pronti a offrirti 10 di questa cosa, che di questa parola. Quindi il Nabi Sallam ha detto una parola dopo: vi chiamo a dire la ilaha illallah wa takhla'una ma ta'buduna min dunihi, e abbandonate tutti quelli che voi adorate eccetto di lui. E quindi lì, come si dice, era il caos verso Quraysh. Non hanno aspettato questa parola, loro hanno pensato una cosa altra forse, e quindi hanno cominciato, guardate la reazione, hanno cominciato a sgridare, a fare dei rumori, a applaudire eccetera, e poi hanno detto tutti insieme: ya Muhammad, vuoi fare che i signori saranno uno solo? Vuoi fare che tutti i dii saranno solo uno? Veramente la tua cosa molto strana. Però loro non hanno capito ancora chi è Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loro l'hanno messo sotto la tortura, l'hanno insultato, l'hanno picchiato, l'hanno messo 3 anni nel lombargo, in quelle montagne, sotto la fame, eccetera. Hanno pensato forse Muhammad, con tutto questo adesso oggi è pronto per discutere, perché questo anche qualche volta arriva nella politica. Tu dai una sbarra forte a qualcuno che sarà perso, poi lo chiami a discutere, a dialogare, a fare degli accordi. Hanno pensato forse Muhammad era uno di questi, mentre Muhammad alayhi salatu wassalam non ha mai cambiato i suoi principi, i suoi valori, perché, come ho detto, era un messaggio mandato da Allah subhanahu wa ta'ala. E quindi hanno detto: ma veramente sei una cosa, tua cosa è molto strana. Poi hanno cominciato a parlare, questa volta davvero, almeno tra loro stessi, ha detto: ma guardate, quest'uomo voi non potete ricevere nulla da lui, non potete prendere niente da lui, andate, adorate la religione dei vostri genitori e lasciate che la sua cosa, c'è Dio tra noi e lui. E quindi su questo è stato rivelato, può leggere questi 7 versetti di Surah Sad, inshallah. A'udhu billahi minash shaitan rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Sad. Per il Corano che contiene il monito. Sono i miscredenti ad essere nell'orgoglio e nello scisma. Quante generazioni abbiamo annientato prima di loro? Lanciarono grida d'aiuto quando non c'era più tempo per sfuggire al castigo. Essi si stupiscono che sia giunto un ammonitore della loro gente. I miscredenti dicono: è uno stregone, un gran bugiardo. Ridurrà forse gli dèi a un Dio unico? Questa è davvero una cosa strana. E i notabili se ne andarono dicendo: andatevene e rimanete fedeli ai vostri dèi. Questa è davvero la cosa più augurabile. Non sentimmo niente di ciò nell'ultima religione. Si tratta di pura invenzione. Quindi Allah subhanahu wa ta'ala ha descritto un po' l'atmosfera, la risposta di Quraysh, la loro impressione, come si sono comportati dopo questo discorso e questa discussione con il Nabi sallallahu alaihi wasallam. Quindi alla fine, dopo questa ultima chance per loro, hanno provato, sono arrivati con la massa forte, una delegazione molto importante, hanno provato per l'ultima volta
a far non convincere Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanno provato di comparare, hanno provato di allontanare Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalla sua strada, hanno provato, hanno tentato di come si dice comprare l'anima di Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Però vediamo come alayhi salatu wasallam era grande, la sua risposta era sempre unica, la sua visione era sempre chiara, lui non cercava niente di materiale, non cercava niente di vita bassa, non cercava niente di potere e non ha mosso neanche di sue di sue valori, perché alla fine, come ho detto prima, non erano i suoi proposte, non era sua visione come persona, ma era un messaggio mandato da Allah subhanahu wa ta'ala. Per questo quindi qui Quraysh non ha provato più con lui sallallahu alaihi wasallam, e vediamo che la storia continua con lui alaihi salatu wasallam. Mi fermo qua, inshallah ta'ala, apro la discussione se avete delle domande, qualcosa da approfondire. Quindi guardate, Allah subhanahu wa ta'ala parla in questi versetti di Surat Sad sempre di questa attitudine di orgoglio di Quraysh. Normalmente, se qualcuno come Umar era qualcuno intelligente, alla fine è arrivato a riflettere bene, ma io, la gente di Quraysh, noi abbiamo trattato questi musulmani, queste persone con Muhammad sallallahu alaihi wasallam con aggressività, con violenza, con tortura, non hanno cambiato mai. Allora andiamo a vedere, forse loro sono sulla strada giusta. Umar radiallahu anhu è arrivato comunque alla conclusione che era questa la strada giusta, mentre questa gente, questa gente, soprattutto questi grandi nomi di Quraysh, erano sempre così, e il loro orgoglio che impedisce di vedere la verità, loro orgoglio. Per questo l'Islam parlava sempre dell'orgoglio, che è una cosa molto grave. L'orgoglio era una cosa molto grave. Abu Jahl stesso, qui, che era faceva parte di questa delegazione, una volta parlava con suo amico e diceva che noi sappiamo che Muhammad è un profeta, sappiamo che quello che ha portato è giusto, però non siamo pronti a abbandonare la religione dei nostri genitori o a cambiare la nostra. Come mai? Abu Sufyan, anche prima di che lui alla fine ha abbracciato l'Islam, prima che lui e altri hanno detto la stessa cosa, ma noi lasciamo tutto questo, lasciamo il potere, lasciamo il commercio, lasciamo che noi abbiamo il potere sugli altri popoli, sugli altri tribù, per alla fine seguire un Dio unico, invisibile. Questo non possiamo farlo e non siamo pronti a farlo. Quindi chi impedisce a vedere il haq, a vedere il giusto, a vedere il corretto? Sempre l'orgoglio o la violenza. Quindi attenzione di questo, perché abbiamo qui un esempio di questa delegazione, di questa gente di Quraysh. E guardate bene anche gli altri versetti, hanno trattato il profeta sallallahu alaihi wasallam come bugiardo, hanno trattato il Nabi sallallahu alaihi wasallam come mago, sempre sono sulla stessa linea, se non è da peggio in peggio. Quindi chiedo Allah subhanahu wa ta'ala di essere di quelli che sentano e mettono in pratica. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.